Ciao a tutti amici di autopro.it, oggi siamo al Salone di Francoforte a conoscere insieme la nuova Porsche Cayenne Turbo, completamente rinnovata nell'esterno ma anche all'interno. Presenta questa illuminazione full LED nell'anteriore con la doppia serie di diodi allineati che caratterizzano la linea Turbo, cerchi da 21 pollici, un retrotreno completamente rivisto con tanto di alettone posto nello spoiler posteriore a migliorare l'aderenza a terra, e poi molto bella questa linea dei proiettori posteriori. Andiamo a vedere l'interno dell'auto, che è stato completamente ridisegnato e presenta degli elementi di continuità con quello che è il design che troviamo ad esempio nella nuova generazione Porsche Panamera. Quindi un sistema di infotainment che presenta uno schermo decisamente ampio, tachimetro digitale ad eccezione del contagiri che continua a presentare però l'indicatore di velocità digitale. Tutto è stato completamente rivisto per quanto riguarda quindi l'interno dell'auto, continua a presentare però una ricchezza notevole questo SUV per quanto riguarda i materiali. Il prezzo parte infatti da poco più di 143.000 euro. Il sistema quindi di navigazione è completamente rivisto, assolutamente ben fatta l'interfaccia, che peraltro è collegata con tutti gli assistenti alla guida e quindi possibilità anche di collegare il nostro cellulare, Android Auto ed Apple CarPlay sono a portata di mano, regolazione anche della illuminazione oltre che delle sospensioni attive che consentono quindi all'auto di adattarsi al meglio a quella che è la superficie stradale. Anche per chi viaggia dietro lo spazio non manca di certo, possibilità anche qui di gestire il climatizzatore. Veramente ben fatte le finiture e il livello forse su questa nuova generazione Cayenne, se possibile, è stato ancora più alzato per quanto riguarda le finiture. Vano bagagli anch'esso decisamente ampio con apertura e chiusura automatica. Questa quindi la Porsche Cayenne Turbo, speriamo di approfondire la conoscenza dell'auto in una prova su strada e quindi diamoci appuntamento sempre qui sul canale YouTube di autoprove.it. Alla prossima!